una positiva, cioè voglio dire, la felicità va sdoganata dal concetto di edonismo e di consumismo. Non, bisogna rifiutare la banalizzazione del concetto di felicità. Bisogna non considerare, come purtroppo avviene normalmente, la felicità come un miracolo, come un fatto magico, sono felice così, e quindi come una sorta di fatalismo, un'attesa di speranza però non fondata su un percorso. Allora cosa emerge da tutto questo discorso qua? Che la felicità è una scelta. La felicità è una direzione di esistenza, di vita. La felicità si costruisce, la felicità è impegno, la felicità è investimento, la felicità è addestramento ad acquisire determinate abilità. La felicità è, come posso dire, la felicità è allenamento. L'altro giorno parlavo con la mia nipotina, ormai mi viene spesso di citare mia nipote perché è fonte di idee. Le ho detto, tu aveva appena preso la pagella, terza elementare, andata benissimo, ho detto, tu sei contenta o no? E mi ha guardato con un occhio un po', come dire, un po' strano. Dice, certo che sono contenta, molto contenta. Lei fa nuoto, dico, tu sei contenta che stai andando bene a nuoto? Eh sì, certo, io mi alleno e vado bene. Bene, credo che non ci sia altro da aggiungere. Praticamente la felicità è una scelta, la felicità, come ci insegna Platone, Socrate, Aristotele, eccetera, ci insegna, ci suggeriscono insieme a tante altre riflessioni, è la scelta del bene, l'acquisizione della conoscenza del bene per noi e della nostra comunità, in quanto noi non siamo mai soli, come è stato detto giustamente, siamo sempre esseri di relazioni. L'essere umano vive il paradosso di essere unico, originale, irripetibile, ma nel contempo sempre di relazione. Nella relazione, che significa la condivisione di un'esperienza di comunità e di vissuti, è praticamente noi dobbiamo fare delle scelte. Allora la felicità indica una strategia di scelta, una scelta prima, da che parte vado? Mi viene in mente quando uno va in autostrada, uno dice qui c'è Firenze e qui c'è Napoli. Beh, dobbiamo decidere da che parte andare. Allora a questo punto diventa creatività, a questo punto diventa progettazione ed è qui che io faccio i conti con gli altri due termini che sono soprattutto nell'introduzione coniugati e declinati, che sono l'etica e l'utopia. L'etica ci dà, c'è un'interdipendenza tra etica, utopia e felicità. L'etica ci dà l'indicazione della scelta dei valori, della realtà che noi vogliamo perseguire. Cioè, quindi ci dà una direzione di marcia, ci dà il cartello, voglio andare da quella parte, l'etica. E qui poi tutto il discorso che ci sono sui diritti umani o diritti, infatti l'UNID si chiama Libera Università dei Diritti, quindi è compreso sia quelli umani che quelli, come è stato detto oggi, molto bene. Ecco, quindi questi diritti che hanno questa grande specificità di corrispondere ad un'aspirazione antichissima degli esseri umani. Vi faccio due esempi: la carta, il cilindro di Ciro, VI secolo a.C., Persia, la carta di Mandern, imperatore del Mali, 1225, quindi più poi tutto quello che è l'Europa, la Magna Carta inglese, le nostre carte, eccetera. Allora, che significa? Che tutto il mondo ha sempre cercato di pensare a quali potevano essere i valori fondanti di una vita, quindi universale. Però qui ci siamo fermati, drammaticamente ci siamo fermati, perché alle parole non sono corrisposti i fatti, non corrispondono ai fatti. Ma lo scandalo ancora più grosso è che non abbiamo avvertenza dello scandalo che alle parole non corrisponde ai fatti. Cioè lo diamo per scontato, sarebbe bello, ma no, questo è utopico, retorico, tra virgolette, eccetera. Allora questa è la sfida di oggi, è quella di recuperare la dimensione etica come prospettiva di vita, che significa pensiero e azione, e quindi rifiutare la scissione che oggi è ampiamente presente tra le parole e i fatti. L'etica, l'utopia è stato messo molto bene in evidenza oggi e mi fa piacere perché mi sento confortata. L'utopia ci dà l'indicazione di un progetto. L'utopia significa
andare a conoscere quello che è, possa essere il bene e il desiderabile. E allora è un atto attivo, è un atto processuale, cioè non esiste l'etica e l'utopia in forme statiche, ma danno delle indicazioni di percorsi. Ora è chiaro che in questi percorsi possono esserci delle cadute, possono esserci dei conflitti, delle contraddizioni, eccetera, ma un conto è avere attenzione ai conflitti e alle contraddizioni all'interno di un percorso, un conto invece dare visibilità soltanto a ciò come quello che sta succedendo. Chi mi conosce lo sa benissimo che io sono furiosa contro la televisione in particolare, che tutti i pomeriggi, in dico i pomeriggi, forse dai 65 anni in poi, come ha detto, no? Siamo i giovani, però comunque lo vedo tutti quanti un po', praticamente ci rende dotti con dei delitti, ma proponendoci sistematicamente processi paralleli rispetto ai processi che ci sono. Ora, il diritto all'informazione è sacrosanto, se è ben chiaro, però il diritto all'informazione, alla morbosità, alla soffazione, a tutto ciò che fa male, io che ho molti contatti con i giovani, vi posso dire che si sta creando un immaginario negativo e frustrante e deludente che è pericolosissimo. Allora noi abbiamo il diritto, dovere, ognuno per sé, per la propria famiglia, per i propri amici, eccetera, per la scuola, per l'istituzione, di impegnarci. Quindi ecco, la felicità come una strada, un percorso, una strategia, una direzione di impegno, di addestramento, di allenamento. Chi vuole vincere le Olimpiadi o anche chi vuole mantenere il tono muscolare in buona forma, eccetera, deve allenarsi, e la felicità è un percorso che va scelto e richiede allenamento, forza e impegno, e però i risultati ci sono anche.